Incidente mortale nel pomeriggio di oggi intorno alle 14.30 nei pressi della centrale Enel nel comune di Tocco da Casauria. Un motociclista ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada scivolando sull'asfalto davanti alla cabina di guida di un camion che proveniva in direzione contraria. Un brutto incidente che ha fatto scivolare il centauro sull'asfalto senza dargli scampo. L'uomo deceduto aveva 66 anni e risiedeva a Pescara. Viaggiava a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo 400 in direzione Pescara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo che percorreva la Tiburtina all'altezza di una curva a destra avrebbe proseguito dritto e invaso la corsia opposta, prendendo un mezzo pesante allo spigolo. Il conducente del camion, vedendo sbandare la moto, avrebbe cercato di evitarla, ma ormai il centauro aveva perso il controllo del mezzo. Oltre alla polizia stradale di Piano d'Orta, sul posto sono giunti anche i carabinieri per gestire la viabilità e i sanitari del 118 di Popoli, ma per il centauro purtroppo non c'era più nulla da fare. L'uomo, morto sul colpo, è stato prima coperto da un telo bianco e poi trasportato presso l'obitorio dell'ospedale di Pescara per essere sottoposto al riconoscimento da parte dei parenti. La viabilità è stata dirottata temporaneamente sul lato strada, mentre il traffico sulla Tiburtina è tornato alla normalità intorno alle 18.